Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eravamo a letto domenica notte. Improvvisamente hanno cominciato a bombardare. Qui a Rafah pensavamo di essere lontani dal fronte. Hanno colpito la casa dei nostri vicini. 2 minuti dopo è venuta giù la grande moschea. Dicono di essere un esercito con un'etica, ma è un esercito vigliacco quello che colpisce la casa di Dio. Era stata costruita nel 1952. Poteva ospitare più di 1500 fedeli. Era la più importante moschea di Rafah. L'hanno distrutta in una sola notte. Questo è mio figlio, questa è mia figlia, questa è mia madre, questa è la moglie di mio fratello. Era come una figlia per me. Questa è mia figlia. Stavamo organizzando le sue nozze quando è scoppiata la guerra. Cosa hanno fatto di male? Ditemi cosa hanno fatto. Sono un medico dell'ospedale Al-Shifa. Ho visto con i miei occhi le bombe colpire l'ospedale. Abbiamo dovuto spostare il reparto natalità dal quarto piano al piano terra. Era chiaro che la volontà degli israeliani fosse metterlo fuori uso. E non solo con le bombe. Diversi medici, compreso il direttore, sono stati arrestati. L'hanno fatto per estorcere notizie sugli ostaggi israeliani o sui membri di Hamas. Aprire un'inchiesta internazionale per indagare sulla distruzione degli ospedali. È ridicolo. L'hanno fatto davanti agli occhi del mondo. Che indagini dovete fare? Ad Al-Shifa la situazione era estremamente difficile. Abbiamo resistito 10 giorni. La sera del 17 novembre ci hanno intimato di evacuare. All'uscita c'erano 5 carri armati. Siamo stati fotografati tutti. Hanno detto che saremmo stati monitorati dall'alto con gli aerei e che avrebbero colpito chi avesse deviato dal percorso stabilito verso sud. Dopo 300 metri abbiamo visto 5 cadaveri per terra, poi altri 4 poco più avanti. E così, dopo 6 anni di lavoro negli ospedali a nord della striscia, siamo qui a lavorare in quelli del sud. Anche qui si lavora H24, senza soluzione di continuità. Ovviamente mancano medicinali, macchinari, personale. Ormai è il nostro destino. Questa è stata la mia fabbrica per 12 anni. Lavoravamo il metallo, lo importavamo da Israele. Qui c'erano 700 tonnellate di ferro. Adesso i miei ragazzi stanno provando a recuperarne un po'. I rottami sono sparsi per centinaia di metri, fin sui tetti dei palazzi. Gli israeliani stanno distruggendo l'economia di questo paese. Il frutto di 12 anni di fatiche è volato via in un momento. Mi chiamo Abu Said al-Sussi e il mio era il più antico chiosco di falafel di Gaza. Distrutto. Ci siamo rifugiati qui a Deir el-Balah e abbiamo ripreso a lavorare. Ma come si faceva tanti anni fa, in modo quasi primitivo. Manca l'elettricità, manca il gas. Riscaldiamo l'olio con la legna e la gente deve aspettare anche 2 ore per mangiare qualche falafel. È stata un'odissea anche solo procurarsi questo tegame. Soffriamo e resistiamo. È una lotta per la sopravvivenza. Come tanti altri, mi sto spostando verso sud. Manca il cibo, manca l'acqua, manca tutto. Voglio dire 2 parole al leader di Hamas, Haniyeh. Vergognati. Stiamo affrontando la morte da 120 giorni per colpa tua. Non ti basta? Vergogna! Sto andando a Rafah.
Prima vivevamo in una scuola. Improvvisamente è scoppiato il finimondo. Sono terrorizzata. Gli israeliani ci obbligano a lasciare le nostre case, ma il resto del mondo sta a guardare. Perché accettate questa ingiustizia? Quarta volta che sono costretto a spostarmi. Ci hanno detto che solo a Rafah saremmo stati al sicuro. E ora siamo qui. Dove dovremmo andare? La verità è che nessuno a Gaza ormai è al sicuro. Attacco terrestre a Rafah. Ci hanno ammassati tutti e ora vogliono finirci. Facciano pure. Non c'è altra parola per definirlo. Questo è un genocidio. Oggi vivo in una tenda, ma un giorno spero di tornare nella mia casa. Se gli israeliani pensano di cacciarci nel deserto del Sinai, si sbagliano. Io non mi muovo. Preferisco morire qui, nella mia terra.